Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakowski sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Buonasera, nuova puntata di Poeti e Poesia e Arte e Artisti. Insomma, questi incontri fra le arti che oramai in senso sinestetico, ma in senso proprio profondo, sono ormai ineludibili. Ed è bello proprio che parlando con questo sodalizio importante dei Dirò, che sono nell'ordine Patrizia Rossini e Vincenzo Di Cillo, e vengono da Bari, che hanno preso praticamente il D di Cillo e il Ro di Ro, e ci avete messo anche l'accento, l'avete accentato sull'ultima perché ha più senso, è più arcano. I Di Ro sono una coppia di artisti e anche una coppia nella vita, ma la cosa bella è che trattano il rame nelle loro opere, adesso poi ne parleremo, con una qualità, con un estro, con una modernità, un metallo così antico, legato alla nostra tradizione, eccetera. E poi c'è il lettering, quindi questo incontro anche nella stessa opera, nella stessa tela delle parole, delle lettere, di un alfabeto che diventa materia anch'essa artistica, linguistica in senso lato. Ma veramente sono molto contento. E ci hanno portato le loro opere, ce n'è un paio, una specialmente troneggia alla sinistra di Vincenzo, e le altre le abbiamo affidate a Gianluca perché le possa mettere nel video. E poi abbiamo un ritorno molto gradito, Franco Lando Marano, fammi vedere, è reduce, insomma, un libro di poesia è sempre bello, all'ennesima potenza. Poi il titolo è questo, poi è anche una poesia all'ennesima potenza, ma insomma è proprio il titolo vero e proprio, che abbiamo tenuto a battesimo lo scorso anno, ci ha portato anche degli inediti e ne siamo molto contenti. Poi abbiamo Paolo Emilio Papò, ingegnere, storico, politologo no, ma diciamo è un notista politico in un certo senso, è un memorialista del presente. E ci sta raccontando delle cose di cui non si può parlare, il grande bluff, cioè l'ipotesi, peraltro già ventilata da molti, ma poi è difficile accettarla, poi vogliamo essere eternamente ottimisti, che poi tutto quanto pandemie sia diventato poi, o possa diventare, perché sarebbe ancora più grave, un grande bluff per, diciamo così, signoreggiare. Siamo già nel romanzo d'anticipazione, siamo già un Orwell inedito che viene 2020, che viene editato tanto tempo dopo. Pensa che stavo leggendo proprio in questi giorni un racconto, un romanzo breve, poco noto, di Jack London, che si chiama The Purpose Plague, cioè la peste purpurea, che è ambientato nel 2013 come romanzo d'anticipazione. Stiamo parlando di un grande scrittore che è morto a inizio secolo e ha fatto tutto, quindi veramente strepitoso. E poi abbiamo quindi ci parlerai di questa presa di coscienza, di questa polemica sull'attualità, sulla contemporaneità, vediamo un po'. Io ho visto nutrito anche di brandelli storici, la cultura vera, quella che ha bisogno di tornare indietro per capire il presente, no? Se non si diceva appunto che se tu non controlla il passato, historia magistra rerum, se tu non controlli il passato non puoi neanche capire il futuro. Questo è un discorso anche a livello pedagogico, didattico, perché è importante studiare oggi la storia, anche della letteratura, dell'arte, perché se tu non sei
affinato a tutto quello da cui veniamo, anche le opere in rame, cioè tu non sei pronto per un'eventualità futura artistica, creativa, innovativa, espressiva. E poi abbiamo un ritorno gradito di Giuseppe Briante, che dell'infinito verbo amare, o l'infinito del verbo amare, e che mi ha portato anche delle cose nuove, il sei nei colori, e poi recuperiamo anche delle poesie già pubblicate in Millumino l'immenso. Anche inedite. E anche inedite, ma sì, insomma, la poesia, sai, poi la poesia in un certo senso, quando la senti e la riscopri, è come se fosse sempre inedita, perché ogni volta che tu ti rileggi anche un grande classico, con la dovuta attenzione o con un estro nuovo, rinasce, inedita. Come una vera opera d'arte, che veramente... E va bene, quindi io volevo cominciare proprio con la signora con Patrizia Rossini, e mi ha appena donato questo catalogo delle parole in rame, ed è un catalogo che condensa il vostro lavoro di questi ultimi anni, ecco, insomma, no? E mi piacerebbe capire come siete arrivati all'idea di privilegiare il rame e il lettering, cioè e questa idea anche delle parole, come è nato proprio l'ordito, il progetto espressivo. Diciamo, prima di tutto buongiorno e ringraziamo. Ciao, ovviamente per questo invito. È nato tutto in maniera molto, molto spontanea, perché come dicevamo prima siamo nati come coppia e come coppia ovviamente si condivide tutto, abbiamo cominciato a condividere le nostre idee, i nostri pensieri, quelle che erano le nostre aspirazioni, quelle che sono stati i nostri percorsi precedenti. Certo. Quindi Vincenzo nasce come... in questo momento è in pensione, ma ha un'esperienza pregressa, perché comunque ha frequentato l'Istituto d'Arte, l'Accademia, quindi diciamo che ha delle competenze tecniche. Studi regolari. Sicuramente, sì. Specifici. Io faccio altro, sono un dirigente scolastico, scrivo libri, bene. Quindi io sono anche scrittrice. Sì. Ma sono sempre stata molto, molto operativa sempre nella mia vita, quindi creare situazioni, creare... Il discorso del lettering forse... Del lettering, no, è stata una fusione, non fusione. C'è adesso... sto cercando di far capire da dove siamo partiti, ma in realtà poi è tutta una fusione, perché tutto nasce in maniera completamente simmetrica, cioè è sincrona, cioè non c'è una cosa che viene prima e una cosa che viene dopo. È un duale. C'è stata una fusione, fusione da tutti i punti di vista. Abbiamo cominciato realizzando un murales per un lavoro per mio figlio e poi siamo passati al rame, a questo lavoro del rame che ci sta prendendo tantissimo, certo. Perché ci rendiamo conto che il rame è veramente unico nel lavoro, in quanto non rimane mai uguale a se stesso. No, cambia sempre, sia nel tempo sia nello spazio, perché dipende dal luogo in cui si colloca il quadro, cambia completamente colore. E poi l'altra caratteristica è appunto il lettering, e quindi c'è dietro ogni quadro, ogni quadro ha qualcosa che rappresenta, e quello che rappresenta è stato registrato da un'attrice, per cui qualsiasi quadro viene anche letto, per cui si può inquadrare il QR code che è sul quadro e ascoltare questa voce che ti porta nel quadro, legge quello che non sempre è così visibile. Ha un'anima linguistica, diciamo così, connaturata. Molto, molto, diciamo che abbiamo messo insieme più cose, quindi il lettering, l'ascolto, la recitazione. Beh, poi l'arte moderna ormai ha bisogno sempre, io ci parlavo delle sinestesie, ha bisogno comunque in qualche modo, non è più possibile, anche se... Tendenzialmente sì, non è più possibile immaginare tanti compartimenti stagni, perché una volta era anche così, sembra un paradosso, c'erano i critici che si occupavano degli scultori e no, come in letteratura dice no, ma io mi occupo di letteratura francese, non di letteratura inglese, ma ce la voglio dire, ci sono anche dei debiti, delle cose, dei prestiti incrociati, insomma è difficile immaginare, capito, che... Però questa scelta, il privilegio di arrivare a un materiale, questo mi affascina molto, ecco, volevo chiederti Vincenzo, come è arrivato l'amore, non l'amore per Patrizia, ma l'amore per il rame? Per il rame. Allora, incredibile. Partendo dal discorso che abbiamo voluto abbandonare proprio quegli schemi della pittura, che ormai sono
ricorrenti, ormai obsoleti. Sì, obsoleti. Certo. Non vogliamo essere dei precursori di qualsiasi altra cosa. Però ecco, sfruttando quelle che sono le sfumature del rame, quello che riusciamo dopo vari tentativi, perché si va per tentativi, per ottenere più o meno una sfumatura di colore diverso una dall'altra. Con reagenti, usando qualsiasi cosa abbiamo provato a mettere su. E quindi con questa ricerca continua ci ha affascinati e ci ha pervasi in ogni millimetro del nostro essere. Senti, io volevo un attimo, poi adesso andiamo avanti e facciamo in modo che tutto le materie si tocchino. E questi brani letterari sono sempre vostri, questi qui. Inedito. Perché ce n'è uno qui a pagina 13. Io purtroppo ho la deformazione professionale, sono critico e poeta, quindi Ferite della vita nere come il buio, è proprio una prosa lirica, insomma, ecco. Mi piacerebbe che Patrizia me la leggesse, o se preferisci tu, o se volete leggerla insieme, un brano per uno, è molto bello. Possiamo leggerla noi, però possiamo anche ascoltarla dall'attrice, se vogliamo. Ah, è facile rintracciarla questa No, è facile, o sul sito o col cellulare possiamo farlo tranquillamente. Se invece adesso dico tecnicamente, Gianluca, è sul sito, però vabbè, comunque è bello anche che la legga tu. Sì, posso sì, tranquillamente sì. Leggerlo. Ferite della vita nere come il buio della notte più profonda, tagli netti a squarciare le carni tremule di dolore, lembi strappati che lasciano intravedere il sangue vivo di dolore, tagli seguono le linee della vita e formano cicatrici che diventano cicatrici e restano lì per sempre. Tagli indelebilmente segnati, rimati in ricami luminosi e preziosi. Cicatrici a marcare la pelle, a marcare la vita come tatuaggi preziosi, come squarci luminosi nel nero più nero, a fenderlo irrimediabilmente. Ferite. È molto bella, ha un valore proprio gnomico, vorrei dire, molto molto forte, questo dei tagli indelebilmente segnati che diventa un discorso artistico, emotivo, ma anche diventa un discorso in qualche modo imploso, capito, introiettato, diciamo così, ecco, interiore. Ma diciamo che ogni quadro affronta un aspetto della vita, quindi sì. Questo, in questo caso per esempio le ferite, certo, poi non certo. So, c'è il quadro che rappresenta la nascita, c'è quello lungo, che rappresenta la ferita, sì, è lungo 2 metri, è 2 metri. Sì, molto c'è bello. Quello che rappresenta la morte, quello che sì. Rappresenta il punto di morte, ma anche la trasparenza, che è un termine, il fuoco. Non ultimo richiamo artistico a Fontana, quello del certo, Lucio Fontana è stato un grande, noi stiamo parlando dei nostri grandi numi tutelari dell'astrattismo. Quando Fontana, che partiva anche con le ceramiche, eccetera, ha cominciato con il taglio di Fontana, i buchi, l'idea di squarciare una tela, di bucarellare una superficie anche metallica, sai, e poi lo spazialismo, sai, erano momenti molto molto forti. Lui a Milano, Burri stava a Roma, lui a Milano, e poi Burri andava nella sua Umbria. Comunque è molto bello. Io adesso sto cercando di collegare, perché è prezioso il vostro intervento, la nostra presenza, è prezioso anche il quanto sarà possibile fare per interloquire, per mischiare. Quindi io chiedo a Franco Lando, chiedo di prendere da ennesima potenza questa poesia, no, poi dopo mi metterei gli inediti, no. Ma questa dei Calanchi, perché veramente è il cercatore. Perché è una poesia che automaticamente, bene. E questo è molto bello, coniuga la storia a cui veniamo, il paesaggio, sapete che cosa sono i Calanchi, anche del Matera, scendimento, la Matera, e quindi sì, poi ci occuperemo dei Calanchi della storia. No, vabbè, sono fatti veri o leggendari della storia minore della Basilicata. Un'altra regione importante che ha sofferto, molte ferite, cara Patrizia, ha sofferto molto. Sì, tutto quello che allora, negli anni 60, quando Carlo Levi ha fatto il suo ultimo, il trittico, capito? Sembrava capito? Una desolazione, poi passano i decenni, adesso diventano, adesso è tutto fermo per altri motivi, ma i sassi diventano agriturismi, cambia tutto, questo luogo anche magico e antropologicamente molto importante diventa una perfetta per, come dire,
per girare dei film, capito, anche recentemente è stata considerata, insomma, il massimo. Sì, sì, il santuario è quello della Madonna Nera di Viggiano, la festa della Bruna è quella di Matera, sì. E poi si parla di Federico II, Melfi, poi c'è un collegamento e Ruggero, tra la Lucania, la Basilicata e la Puglia, enorme, perché, insomma. Perché Ruggero di Lauri è nato lo stesso anno in cui è morto Federico II, cioè nel 1250, ecco il nesso. Grande. Infine, Ronca Battista è un boscaiolo, un popolano che pare che da solo abbia fermato i francesi all'ingresso del castello di Melfi. Insomma, come ho detto altre volte, un Leonida senza i 300 sì, spartani. Senza i 300, sì, certo. Allora, il cercatore. Lo sciacallo ridiscende i calanchi, dal santuario converge lo sparviero e il cercatore si fa messaggero su pietre aguzze in mille passi stanchi. Serpeggia da Maratea a Metaponto, svela potenza ancorata all'Appennino e a Matera ritorna contadino per essere oggi come allora pronto ad accogliere sul carro la Bruna. Sulle mura di Acerenza in ostaggio si difende con pietre di formaggio e toglie l'assedio la mezzaluna. Passa la storia da Melfi e Lauria, vola Federico e nasce Ruggero. Contro il castello preme lo straniero, ma Ronca Battista sbarra la via. Di fronte al capo, in Isola del Sole, l'ammiraglio coglie la sua vittoria e vede, in fondo a secoli di storia, sorgere per Lucania il primo sole. Questa rima di storia con vittoria. Volevo dire che formaggio non è una questione di rima, perché non sarebbe intelligente. No. Acerenza assediata da quelli che noi chiamavamo saraceni, tirarono tutto addosso e alla fine anche certe pezze di formaggio, così quelli credettero che avevano chissà quanti viveri e tolsero il disturbo. Non l'ho detto per caso. Uno che addirittura invece delle pietre di formaggio. Le cose, dico di parmigiano, sto scherzando, ma erano altri che caciocavallo, altre cose così. Caciocavallo, sì. Questo è sì. Gli amici miei molisani che quando vengono a Roma. Senti, sono molto contento di rivederti e poi a me piace molto questa poesia mescidata insieme alla vita, tu sei pensa ai tuoi studi, perché altrimenti noi non riusciamo, le rivoluzioni passate, presente e future, sto parlando con Papò, ingegnere, non riusciamo a decrittarle. E questo è il grande problema, che scusi presenti, ma c'è gente che si beve tutto, insomma, hai capito? La potenza, dice, mass mediatica, sì, ma tu devi anche mettere dei filtri, non i filtri, l'antivirus, quello senz'altro, sia quello del computer, sia quello magari già ci fosse sul piano epidemiologico. Mm-hmm. Però bisogna anche... io volevo che così, per rapidi accenni, così, ecco che ti do del tu, che tu stesso, Paolo Emilio, mi raccontassi un po' il senso di questo pamphlet. Io lo leggo come un pamphlet, sì, sì. Anche se è nutrito come un saggio storico. Ok, ti ringrazio. Intanto mi sento in imbarazzo perché sto fra due poeti, io non so scrivere un verso, quindi mi sento un attimo in crisi perché ammiro tantissimo la poesia. Io purtroppo ho sempre avuto un'impostazione molto logica e non ci riesco. La scuola poetica siciliana nasce da Federico II, con i notari. Sì, con i notari, infatti è vero. Jacopo Valentini, eccetera. Quindi c'è bisogno anche di certi notabili, certo, per poi arrivare al verso. Per questo mi sento anche abbastanza lusingato, perché questa è una trasmissione estremamente varie, perché stiamo parlando di scultura, di arte, di poesia, e io mi introduco con un saggio, con una saggistica. Considero che sono 15 anni che io collaboro con il Borghese, sì, e mi sono specializzato nella ricerca di vecchi libri, nella ricerca delle cause del degrado di oggi. Quindi nelle recenti... ingegneri, tu sei anche un ingegnere. Lo so. Allora, torniamo al discorso di prima che facevi, è interessante. Sì. Secondo me in Italia c'è una...
un problema educativo, c'è anche un dirigente scolastico, quindi possiamo fare un dibattito, non ci sono problemi, se la cosa è interessante. Nel senso che noi abbiamo un tipo di educazione, un tipo di cultura che deriva dalla controriforma, cioè il docente e il discente che viene illuminato delle grandi cose. Allora, che significa? Che qualsiasi persona, una volta che acquisisce un ruolo, cioè il ruolo del medico, il ruolo del fisico, il ruolo dell'ingegnere, si sente autorizzato a realizzare nei suoi limiti, nel suo campo. E questa è già una forma di potere enorme nei confronti delle persone. E abbiamo visto anche, in questo caso di pandemia, che c'è il medico virologo che poteva parlare, tutti gli altri devono stare assolutamente zitti. Faccio un esempio, questo settorialismo è una forma grossa di potere nei confronti delle persone che hanno una maggiore o minore cultura. Allora ben vengano tutte le persone che hanno la possibilità di spaziare il più possibile, perché in effetti secondo me è un valore aggiunto, ma anzi è un doppio valore aggiunto, perché poi i feudi, se è facile crearseli attorno a proprio... Io non ho competenze scientifiche, sono soltanto al limite umano. No, voglio dire, ma... gli scienziati erano l'un contro l'altro armato, perché c'erano anche dei partiti diversi, dei virologi. Guardi che addirittura era una sera... Era tutto relativo, insomma. Plinio, ma un TG Post c'erano 3 virologi e tutte e 3 dicevano cose diverse. Lo stesso giornalista ha detto non riuscirò mai a mettervi d'accordo, per dire, perché in effetti... Abbiamo visto quello che è successo, una disinformazione, una serie di fake news, una disillusione nei confronti del potere che dovrebbe essere quello che ci tutela, quello che tutela la nostra salute. Questo è importante. Invece la politica, i partiti, il partitismo si è infilato anche in questa cosa gravissima. Adesso non so se... Posso? Sì, sì, come no, prego. Ok. Continuo? Sì, assolutamente. Ecco, io adesso non so se è una cosa... Sta arrivando il capo di virologo italiano. Si è già arrabbiato. No, sto scherzando. No, sta arrivando con un randello o arriva con... Ma io ho il massimo rispetto per le persone, per carità, però... Speriamo che arrivino sempre meno virus. Ci becca, ci picchia. No, ma io ho il massimo rispetto, anzi, ci picchia, magari, insomma, però vorrei un attimino che ci fosse chiarezza, perché uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice un'altra ancora, considera questo. E niente, quindi c'è questa confusione che in effetti... Allora, che cosa succede? Durante questo lockdown, in effetti, noi dobbiamo un pochino pensare, cercare di pensare, perché io ho visto che improvvisamente la nostra civiltà è tornata a un livello... Diciamo, io lo chiamo medioevo virtuale, un medioevo virtuale perché in effetti quello è, cioè la grande paura che comunque attanaglia un po' tutto, modifica i pensieri, modifica i ragionamenti, modifica la nostra vita. Può essere un veicolo anche pericoloso per signoreggiare... Capito? Non soltanto i comportamenti, ma assolutamente sì, infatti non è un discorso politico che voglio assolutamente fare, io non metto anche... in mezzo partiti, anzi devo dire che tutto sommato cambi le coscienze così, sì, esatto, cambia veramente il modo di controllare. Secondo me è un rientro medioevo, difatti finisce proprio con la rievocazione di un libro che parla dello statuto di Rocca Antica, lo statuto di un comune del 1360. Quindi l'inizio, diciamo, sì, l'ultima delle recensioni che ho messo, perché il libro è diviso in due parti. La prima parte sono dei ragionamenti e la seconda invece sono una serie di recensioni che ho fatto sul borghese che mi sembrano interessanti. Cioè, come è legato un decreto legge? E l'ho legato perché in effetti il libro inizia con una citazione della Costituzione e finisce con la citazione della Costituzione, cioè finisce con uno straccio della Costituzione. Perché, parliamoci chiaramente, lo stato di eccezione o di emergenza, adesso non voglio entrare in politica, se ci mancherebbe, ma è stato usato in passato per governi totalitaristi, quindi cioè, stiamo rischiando, noi in questo momento stiamo rischiando tantissimo. Poi torneremo su questo statuto di Rocca Antica del 1326. Sì. Curiosissimo. Sì, un'altra cosa, ho citato anche Jack London, che tu hai citato all'inizio. Sì, tanto io ho appena cominciato a leggere. Ho fatto una recensione sul Popolo dell'Abisso, che è un bellissimo libro, stupendo. Sì, assolutamente. Allora, in questo libro Jack London si finge di essere un barbone, diciamo, e vive nella Londra. Negli inizi del Novecento, e lì si vede benissimo come in quel sistema c'erano pochi ricchissimi e una grandissima massa ai limiti della sopravvivenza. 1902-1903. Ai limiti della sopravvivenza, anzi sotto la sopravvivenza, perché poi morivano giovanissimi e non sapevano che cosa fare. La lotta per la sopravvivenza, allora noi rischiamo di derivare
e la nostra civiltà rischia di andare verso questa, questa cosa, lui questo, si è questo finto, sistema. Barbone, lui quindi veramente scrittore, giornalista, reporter, lui si è confuso insieme bellissimo, a questo popolo, ha potuto bellissimo. Scrivere diciamo, questo romanzo verità, strepitoso, da parte di chi l'ha vissuto veramente. Come è stata una grande lezione. Ma delle analisi che ha fatto eccezionali, perché poi chiaramente l'ha fatto con l'animo del giornalista. Sì, sì, molto sì. Bello, uno dei libri più belli che abbia letto, francamente. Sì, sì, molto impegnato, ma impegnato veramente, no? Sì, sì. E poi in questa Londra, poi pestilenziale il caso di dirlo, perché con tutto c'era il carbone, quindi era completamente altro che smog. Tutta nera, tutta scura, non c'era speranza, sporca, fredda, e dove chi stava male stava malissimo. Stava malissimo. E chi stava bene proprio... stava anche troppo bene. Insomma, esatto. No? E qualsiasi problema, qualsiasi cosa, qualsiasi carestia, qualsiasi allagamento veniva scaricato proprio sui poveracci, che dovevano comunque pagare loro i danni che facevano i comunque, grandi. Attenzione ai grandi bluff, Siamo d'accordo. Poi ci torniamo, caro papà. E poi niente, adesso volevo intanto un inedito, volevo appunto che Briante, che Giuseppe, hai piacere di leggermi questo Sei nei colori? Sì. È un così, vagamente, non dico nazionalistico, insomma, è un elogio all'Italia. L'umile Italia, la famosa umile Italia virgiliana e amata da Pasolini, insomma, l'umile Italia. Dai. È stata pubblicata nel 2009 comunque. Sì, sì. Pascoliana. L'ho scritta il 2 giugno mentre guardavo la sfilata, esattamente. Sì, sì, sì. Sì. Sentitela, Sei nei colori, tra parentesi Italia. Piano, leggi bene. Sei in quella stele, sei nei colori delle bandiere, dei berretti verdi e quelli blu, nel rosso e nel nero. E in questi versi omerici, colmi di colori. Sei nei nostri cuori, per continuare a credere nella bandiera e nei nostri valori. Sì, volevo dire due parole, ti ringrazio, perché comunque siamo, ahi noi, io sono mazziniano e siamo patrioti, irrevocabilmente, dico pure purtroppo. E volevo dire di Briante che è un poeta che vive a Castel Gandolfo, e che attualmente è in pensione, perché la pensione può essere anche l'inizio di un qualcosa di nuovo, una rinascita. Hai lavorato, si può dire, insomma, tanto all'Eris, hai lavorato come con cognizione di causa di cose scientifiche, eccetera, e poi hai avuto bisogno, giustamente, a un certo punto di dire la tua, proprio di coniugare come declinare l'infinito del verbo amare, come dicevo prima. E vediamo un po'. Poi mi leggerai delle poesie d'amore, sono poesie intense, arrendevoli, appassionate, e l'amore comunque è sempre un punto d'arrivo, e quindi a me piace quando la poesia d'amore, perché sembra sempre fuori contesto, fuori tempo, no, la poesia, la sana poesia d'amore è sempre un contributo civile, insomma, quando sì, è schietta, onesta, quando non è caramellosa, quindi poi dopo mi leggerai delle poesie d'amore. E vorrei tornare con i Dirò, sembra un gruppo musicale, no? I Dirò, e devo dire che mi avete, riconfermo, adesso poi torniamo sul discorso specifico, che mi avete dato una grande emozione, perché purtroppo anche l'arte, come dicevamo prima con Vincenzo e con Patrizia, si trova nella secca, nel limbo degli stilemi, di un qualche cosa che non si può più fare. Io vedo anche l'epigonismo è sempre rispettato e rispettoso, l'epigonismo, il sano epigonismo, però c'è un momento in cui anch'io, per esempio, vedo degli artisti e capisco che loro stanno rifacendo il verso alla metafisica o a un certo surrealismo o altre cose, e quindi c'è un qualche cosa di déjà vu, insomma. Invece l'idea di prendere una materia antica e dare connotazione nuova, di entrare in un progetto, questo delle parole in rame, è vero, Patrizia, è bellissimo. Anche questa prosa di pagina 24, adesso non pretendo che me ne legga tutte, ma c'è questa la verità sulla verità, che già è pilatesca, che cos'è la verità, dov'è la verità, e ognuno ha la sua, però è vero che c'è questo cerchio e questa bocca che parla, sembra proprio la bocca della verità, esatto, sì. Che voi sapete a Roma c'è questa, che la dice Iera, che chi diceva la bugia, tutte cose per turisti, insomma. È anche un grande bluff, perché tu sai che fanno finta che sia molto antico, ma non era vero per niente, quella è una pietra del 4-500. Verità o menzogna? E allora io, ecco, vi chiedo
può, deve l'artista spiegare qual è la sua verità, ma no, qual è sicuramente la menzogna, ecco, questo, no? Vero, Patrizia? Rispetto all'opera? No, rispetto alla vita, ma con la sua opera, insomma. Ecco, io penso che rispetto alla vita si possa parlare, si possono anche fare queste affermazioni, queste deduzioni che noi abbiamo fatto e abbiamo riportato nei nostri quadri ad età avanzata. Perché comunque sono sì, considerazioni fatte con una consapevolezza di chi ha vissuto già gran parte della vita. Ci vuole esperienza. Non sono considerazioni estemporanee che può aver acquisito un giovane, insomma una persona più giovane di noi. Quindi diciamo che anche queste citazioni o queste frasi o queste considerazioni che abbiamo riportato sui quadri sono comunque frutto di riflessioni che abbiamo anche fatto a livello di coppia, quindi magari ci ragioniamo su e poi viene fuori il concetto e si mette sull'opera. Sono tanti appunto proprio perché guardano e cercano di analizzare un po' tutti gli aspetti della vita. Quindi c'è appunto in questo caso la verità e la menzogna, c'è anche un quadro dedicato al momento del lockdown. Sì, ci arriveremo, è molto intrigante. C'è specchio. Penso che andrà tutto bene. Sì. C'è specchio che è un momento molto particolare, il momento del punto di morte, no? Quando tutti quanti si dice almeno che ognuno di noi poi riguardi tutta la sua vita come in uno specchio. Dicono che questo, in poco tempo ricorra tutta la vita. Quindi ci si possa rendere conto, si spera. Le cose importanti, certo. E quindi è un rewind molto forte. Ecco, stanno scorrendo, ecco, accompagniamo un attimo le opere. Questo è specchio, e questo è appunto quello di cui parlavamo prima. Bellissimo, che c'è in basso, se è appeso. Considerando che ha una dimensione abbastanza importante questo, quindi in foto non rende. Ma è molto grande, rende una parete grandissima. Tutti questi tasselli di rame, a volte anche di cuoio, cioè in certi casi, è chiaro che lì è... E il fatto che poi cambia anche questo colore, questo è un altro discorso è diciamo la prerogativa forse più importante. Perché con i metalli, non parliamo poi con le leghe, ma c'è anche il bronzo, ogni tanto, è chiaro poi se la statua la lasci fuori agli agenti esogeni, assume coloritura, ossidazioni particolari. Sì. Comunque le sfumature sono date da reagenti diversi, quindi ogni reagente ha un effetto diverso. Se si guarda nel dettaglio ci sono alcune tessere che hanno per esempio anche delle forme, per esempio c'è il fiore, perché abbiamo anche poi messo su anche altri oggetti e quindi ovviamente non è tutto piatto, c'è un gioco delle dimensioni, anche a volte c'è un alto rilievo, ci sono delle cose. Ovviamente la foto non rende quanto quadro. No, purtroppo anche io in questo periodo diciamo, abbiamo fatto anche molte cose in streaming, a scuola, tu lo sai, però a mali estremi, estremi rimedi, però è anche vero che l'arte, anche a livello educativo, anche la scuola, l'insegnamento, ma proprio il gesto artistico per definizione, ma anche forse la lezione poetica, ecco, vedete, avvicinandosi molto, adesso Gianluca e Salvatore riescono a fare intravedere, guarda quell'ossidazione verdolina, eccetera, è incredibile. E Patrizia mi ha detto una cosa importante, perché sembra quasi che l'artista continua ad essere sempre, non dico il pittore che usa la spatola o il pennello, però l'idea di usare un reagente invece dell'altro implica proprio una scelta, una coloritura particolare, perché l'effetto sarà diverso rispetto alla... in rapporto alla gente che tu usi, che voi userete. Quindi ma ne usiamo di diversi, ma anche naturale, anche l'urina per dare questa reazione. L'urina ha delle virtù enormi, con la medusa, no? Un film di questo qui che usciva con la medusa, e questa attrice bellissima che io sembrava una perversione, invece l'ha salvato. Vabbè, ma splendido questo, questo è molto bello. Quanto è grande? Questo è questo. È questo qui, è un metro. È un metro questo, sì. Anche quell'altro quadro di cui parlavamo prima era un metro per un metro. No, è più grande. No, è la verità. La verità è un metro per un metro. Sì. Io pensavo addirittura che questa era proprio la quadratura del cerchio, perché la verità era tutta circolare, il discorso e la bocca della verità, e però è all'interno di un rettangolo, di un quadrato di 100 centimetri. Per cui era molto, molto, molto bella. Va bene. E così, en passant, poi ci torniamo sopra, Patrizia, come
dirigente scolastica e quindi anche in passato proprio, o forse ancora insegnante, eccetera. I ragazzi sono pronti a vedere l'arte in un modo più dinamico, più nuovo, non è se il quadretto che si appende lì o la sculturina, cioè, capito? Dipende, dipende tutto dalla formazione che sia. Dall'insegnante, dalla formazione. La magia è sempre degli insegnanti. Anche in famiglia? Beh, anche la famiglia. La formazione della famiglia è importantissima. È importante. Perché anche noi non avessimo avuto certi genitori che ci hanno fatto innamorare della poesia, dei romanzi belli di Jack London, di Ungaretti, e dei grandi poeti pugliesi che abbiamo anche conosciuto, eccetera, voglio dire, Raffaele Carrieri, Tarantino, è stato un grande critico d'arte nella Parigi di Picasso, di cose che oggi neanche lo conoscono, non sanno neanche. Vabbè, insomma, allora mi leggi un inedito? Inedito, vabbè, come vuoi. L'inedito magari dopo. Sì. Volevo leggere una cosa che si chiama, l'ho persa. Ho rivisto la casa del Passiuso, tu sai, io le case dove sono stato le ho trasformate. Beh, una casa tanto sono importanti. Perché come abbiamo detto quando abbiamo trattato il tema Salvato da Leone, il tema dei migranti e dell'emigrazione, lo tratto dal punto di vista delle sensazioni che prova chi parte e non sa se arriva, perché anch'io sono partito molte volte nella vita. Ma l'Italia poi come suo destino, è una storia di migrazioni interne, esterne. Cioè, e quello che qui voglio sottolineare è il senso di smarrimento per cui si vorrebbe tornare indietro praticamente, no? Ed è proprio questa sensazione che io provavo da bambino, perché dopo la quinta elementare ci siamo trasferiti in questa casa, abbiamo abitato per circa 8 anni, bellissima, da picco sul mare. Hai girato parecchio, hai voglia. Parecchie regioni. Adesso da 43 anni a Potenza, però la prima parte della vita all'ennesima. Allora, questa sensazione di voler tornare indietro e non poterlo fare. E anche tornare alla giovinezza. Ma io mi riferivo al momento. Per dire, anche tornare. Allora, ho rivisto, passiuso significa semplicemente il passaggio di sotto in dialetto, il passo di sotto, iuso, giù, iuso. Se no la contrada si chiama così, passiuso. Passiuso. Ho rivisto la casa del Passiuso sul lato mare della Litoranea e accarezzandone il cancello chiuso non l'ho sentita come cosa estranea, forse perché gli ultimi ad abitarci e in essa venne il tempo a consolarci del Monte Pellegrino e della Piana, simboli di una terra ormai lontana. E tra le sue mura una lotta folle tra la necessità di andare avanti e il sogno assurdo di tornare indietro. E la città celeste in cima al colle era un miraggio, un sogno dei tanti che nel partire ci portammo dietro. Il dramma del migrante, non ce ne frega niente poi chi lo deve accogliere, però è come ha detto l'illustre inquilino di Castel Gandolfo, bisognerebbe battersi anche per il diritto di restare dove si è nato. Francesco non va mai, però una volta sapevo che Ratzinger era molto devoto perché gli ricordava il clima, insomma. Va bene. Volevo dire en passant due o tre cose. E ridammi il libro. La qualità di questa poesia, appunto, è questa: che un poeta è sempre contemporaneo ed è sempre individuale, però c'è un momento in cui tu, raccontando la tua vita, le tue peregrinazioni, sei testimone a nome di tutti. Questo è purtroppo l'Italia, tra i tanti, cioè, che c'ha tanti pregi, tra i tanti difetti, ha una memoria corta, non ha memoria storica. Capito? E sono scordati che noi siamo stati un povero, al di là dei discorsi politici, un povero di migranti, che in un anno che non mi ricordo qual era, 600.000 italiani andarono via, e che praticamente c'è un'altra Italia che tra
dopo il 70, diciamo così, sì, dai primi dell'80, fino a prima della guerra, capito, sono... che è andata nelle Americhe. Ci sono più lucani nel mondo, certo, che in Basilicata, anche più 600.000 all'estero. Sì, sì, questo sì, capito, c'è un'altra Italia e che c'è, è cambiata, ha delle radici. E tra l'altro, ecco, prima si parlava di Fontana. Fontana è argentino, Lucio Fontana, e però poi era, capito, italo-argentino, era italianissimo. E però anche questi spostamenti, questi viaggi sono molto importanti. D'altra parte, noi saremmo anche poeticamente, se non storicamente, poeticamente saremmo nati Enea, c'è sempre l'Eneide, è sempre il profugo, il trasfuga, certo, che con il padre sulle spalle, e il figlioletto Anchise, che la moglie in quel caso non c'è, perché deve lasciare il posto in futuro alle nuove, ai nuovi, sì, accoppiamenti. Beh, si comportò male con Turno, per i rutuli, vai, pazienza. Senti, sì, con Turno si comportò molto male. Pio Enea quello Enea lì non mi piace, quello che fugge, ecco, da... Questo è Franco Lando Marano che mi piace di più. Rivediamo le bucce anche al Pio Enea. Così come Paolo Emilio Papò rivede le bucce, ripeto, a un'acquisizione della contemporaneità troppo da sommario del telegiornale, insomma, che se quella, sì, fosse... Sì, sì. Allora, intanto vorrei chiarire che io non accuso nessuno, no, perché non sono dell'intelligenza, non ho prove, avessi prove le darei a un giudice o magistrato, ma non ho prove. Poi è troppo facile prendere e trovare qualcuno e incolparlo, cioè, è colpa di quel miliardario americano, è colpa dei cinesi, è colpa dei servizi segreti americani, non lo so, non si sa, non lo possiamo sapere, però mi sono posto un problema. Uno, con la globalizzazione, ecco, esiste anche la globalizzazione del potere. Questo è interessante, perché mentre prima il potere era, diciamo, perché questa globalizzazione che è venuta, è stata imposta, è venuta, è un passo avanti nella civiltà sicuramente. Poi ce l'hanno imposto, diciamo, ce l'hanno imposto. Ecco, adesso non voglio entrare in merito, non entro in merito ai giudizi. Però questa globalizzazione potrebbe portare alla globalizzazione del potere, nel senso che sono alcune... del comprendonio. La prima cosa è quella, la prima cosa sono il cervello. Chi comanda il cervello, chi comanda il pensiero, quindi si parla di propaganda, si parla di pubblicità, si parla di scuola, anche si parla di educazione, soprattutto queste, diciamo, cioè così, quali meccanismi, io infatti l'ho chiamata la rivoluzione del 3000, perché non posso avere delle prove su quello, però se uno che volesse conquistare il mondo, dove andrebbe a agire per poterlo conquistare, cioè quali tempi, che poi in realtà sono molto brevi, ma sembra una serie di film strani, invece probabilmente è un brandello della città reale, lo so, purtroppo, insomma, è abbastanza inquietante, perché tutto se sommato posso esprimere un parere, certo. Prego, Vincenzo. Si potrebbe pensare da dove si inizia, ma non dove si... l'arrivo è sempre al denaro. Quello, sì, c'è sempre, ritengo che sia scontato. Anche Marx l'ha chiarito, che das capital è sempre il capitale, che è più valore. Assolutamente, oggi siamo in un mondo in cui è il profitto. Però Marx che non aveva previsto le multinazionali. Esatto. Oggi è una cosa ancora più complicata. Esatto, ancora più grossa. Ma difatti oggi è il profitto. Difatti, una delle prime frasi, io all'inizio riporto anche una serie di frasi. Il potere c'è, perché chi comanda non comanda niente, perché poi quello che comanda è il capitale. Sei un prestanome di qualcuno, ti fanno fuori come... Esatto. Non aveva previsto la fattoria degli animali. Anche. No, però è forte. Il discorso è questo. In effetti, uno dei grossi problemi che c'è è comunque il crollo dei simboli religiosi. Cioè, mentre la religione è un grosso collante, ma nel bene o nel male, perché chiaramente stiamo parlando anche di privazione di libertà, inquisizione, tutto quello che uno vuole, eccetera. Guerre, le crociate, però questo crollo dei valori, di certi valori che servivano come grosso collante, infatti viene citato anche Jung, Carl Gustav Jung, il quale dice che comunque la religione è una diga contro il male che noi abbiamo dentro. Quindi la religione mi piace questa incursione junghiana, sposa benissimo anche con le vostre opere, esatto, che sono opere esatto, anche che comprendono l'inconscio. Cioè, esatto, si va a bloccare, bloccare il bene o male, poi dopo, insomma, hanno fatto quello che gli è parso più piaciuto, però
E chiaramente al posto della religione ecco lì che viene fuori il dio profitto, il dio denaro, il comunismo, il fascismo, il nazismo. Ma prima perché erano, di erano parareligiosi, certo. Con i giovinetti imberbi, esatto, cioè, esatto. Non ne voglio citare nessuno in particolare, ma vengono anche cose recenti, proprio di una talmente madornali e banali, che neanche il peggiore sceneggiatore poteva aver inventato, certo, delle situazioni così. Insomma, con questo non è che io sto dicendo, io sto semplicemente analizzando, pensando, cercando di far pensare, perché in effetti uno dei grossi valori, grosso, che abbiamo acquisito, è la possibilità di pensare e di scambiare il nostro pensiero con gli altri. Certo. Questa è una cosa eccezionale, quindi non è che qui c'è scritto tutto quello che uno vuole farsi sentire dire, ho visto anche, per esempio, Chomsky, che è un grande politologo, Chomsky, un grande non filosofo americano. Non si poteva non citare Chomsky, perché in effetti... ha scritto tanti pamphlet. Mi ha affascinato, dice, il peggior pericolo dell'America sono gli americani. Sostanzialmente è la bestia, lo spaccio della bestia trionfante, direbbe Giordano Bruno, il nonano. Poi alla fine siamo sempre lì, che quando scateni, capito? Però guarda, ecco, ho sempre citato una recensione, mi ha molto affascinato, David Hervey, La guerra perpetua, in cui lui addirittura afferma l'ineluttabilità del conflitto fra Cina e America, cioè fra Occidente e Cina. Adesso noi possiamo discutere, non discutere quello che vogliamo, però comunque in effetti sono segnali che scrittori saggisti, ma anche scrittori del passato, hanno lanciato e che noi dobbiamo cercare di recuperare e di capire. Già perché... D'Annunzio parlava del pericolo giallo, cioè D'Annunzio, si parlava allora, inizio del Novecento, del pericolo giallo. Io ho tanti amici cinesi e grande stima, ma addirittura... voglio dire, sono anche dei sacrosanti luoghi comuni, vorrei dire. Sì, che sono, però alla fine ecco, rischiamo di... Esatto. Però prima rischiamo di cadere nel luogo comune, di dire, in realtà sta succedendo questo, è troppo facile, perché il nostro cervello vuole qualcosa di semplice, se c'è qualcosa di difficile allora ci rifugiamo nella semplicità o nella prima notizia che c'è. A volte le cose sono più complesse, infatti dico che se c'è una conquista del potere globalizzato, non è un organismo, ma è una serie di, scusate il termine un po' usato, convergenze parallele, cioè sono tante convergenze che comunque arrivano poi allo stesso risultato. Quindi io l'ho paragonato a una macchina in corsa, una grossa macchina enorme che fuma. Troppe convergenze parallele poi creano una situazione però stabile. Questa grossa macchina in corsa in realtà è senza guidatore, ma sta andando in discesa in maniera velocissima, travolge alberi, fuma, distrugge persone, eccetera, ma può essere presa al volo da chiunque. Questo è l'incredibile che noi stiamo avvenendo. Quindi non c'è un dittatore, ma ci sono c'è un sistema, un meccanismo che sta andando un po', non poi dico a rotoli. Il gioco della rete, io non sono molto intenditore, però è un meccanismo di per sé stesso anche un po' perverso, no? Può creare, tu parlavi delle fake news, ma anche il lavoro degli hackers, che è un lavoro strano, perché possono entrare in un archivio segreto, possono farti un gioco, svuotarti il conto corrente online, eccetera. Sì, tranquillamente. Io credo che sia un libro, lo dico schiettamente, Il grande bluff, la rivoluzione del 3000, e poi con questo sottotitolo inquietante ma geniale, cioè come conquistare il potere globalizzato. Sì, io ma al di là del discorso di come conquistare il potere, tutti hanno voluto conquistare il potere, pure Gengis Khan. Cioè, però globalizzato è più complesso, più raffinato. In effetti. Va bene, insomma, comunque poi ci torniamo sopra. Sì. Allora, io chiedo al mio amico Briante, che se questo particino passato, Briante, Brioso, no, com'è? Briante. E di leggermi cosa hai piacere di leggere? Degli inediti anche? Se vuoi un inedito, sì. Questi qui? Un giro di parole? Ecco. Così scegli tu. No, a proposito di questo, è stata scritta per il 60° della Costituzione, ecco perché sei nei colori. Ho scordato di dirlo prima. C'era un nesso. Un nesso forte, sì, certo. Vabbè, leggo la prima pagina. Sì. Un giro di parole. Scrivo, penso, scrivo e penso, faccio un giro di parole e le parole mi portano in giro. Faccio un giro sulla scala delle note, sfiorando le corde di una chitarra immaginaria.
mentre in petto sento battere il ritmo dolce del mio cuore. Penso, scrivo, penso e scrivo. Faccio un giro di parole, ma al fin torno a dire ciò che penso e scrivo. Ti amo, amore. Vero, ti amo, amore. È una tautologia, ma ti amo in quanto amore. Ti amo. È molto... Grazie. Dai, poi ci mancano una decina di minuti, quindi dobbiamo un po' chiudere. Quindi poi adesso poi me ne leggerai una per raccontare. No, io volevo chiedere appunto a Patrizia, molto bello questo anche dell'infinito. Non so adesso quanto... che c'è Salvatore o Gianluca, quello che riuscite a proiettare l'infinito è importante, che poi questa forma dell'otto, no? Però come è ottenuto? Qui c'è il rame e c'è il filo spinato, c'è il sulla filo tela. Spinato, sì, infatti è un ossimoro, perché sì. C'è un filo spinato che determina l'infinito. Oltre i muri virtuali, oltre i fili spinati della vita, vita. È sì. Curioso, forte, ha una sua, lascia Beh, una ce sua ne sono tanti di fili forte. Spinati nella vita, no? Sì, ce ne sono tanti, nella storia, ma anche nella storia privata, come... Poi hai tante altre opere veramente molto belle e ecco, mi piacerebbe poi che prima di lasciarci ci parliate intanto di Esplosione, che è un'opera che a me piace moltissimo personalmente, ne ho anche scritto in un catalogo che poi leggerete, e dove parli di queste stratificazioni e questi accumuli, no? Che a un certo punto poi diventano fredde, dure, solide. E poi a un certo punto il tutto, tu dici, voi dite, diventa incontenibile, non lo freni più. E c'è questa materia, emerge il bello, il vero. Lo trovo meraviglioso perché è il racconto di tutto quello che avviene quando c'è l'emozione artistica, poetica, anche sentimentale, amorosa, eccetera. È questo, è l'emersione tra tempo e spazio del bello, del vero. Che comunque poi viene fuori, sì. Che comunque poi emerge. Hai quindi... capito? Il bello è un po' leopardiano, il concetto del bello e del vero, che si immagina sempre che insieme non vadano, però possono anche andare insieme. Ecco, questo sono mi è sembrato insieme questo. Abbiamo la certezza, insomma, ripeto, tornando al discorso di prima, a quest'età si può dire, abbiamo la certezza che poi viene sempre fuori, bisogna solo avere un po' di tempo. Non diciamo che l'età non c'è più, c'è un momento in cui finisce. Adesso ve li portate bene, forse anche chi sta parlando, quindi va bene così. Chiudiamo col discorso dell'andrà tutto bene. Perché e leggimi, ti prego, Patrizia o anche Vincenzo, a metà. Questa bel breve prosa, perché è il bilancio di questo tempo che si è fermato, si è arrestato, ha avuto paura di se stesso, sovraffollato, nevrotico, caotico, ecco, vediamo. Tutti insieme, sovraffollati, nevrotici e caotici, a riempire ogni secondo e ogni luogo. Poi, di colpo, senza avvisare, tutto cambia. Il mondo si ferma, immobile, in un tempo senza tempo, diluito che si srotola lento, in uno spazio che ci tiene stretti ma lontani, luoghi circoscritti in cui si misurano a passi svelti in lungo e in largo le stanze, e mancano gli abbracci silenziosi che dicono tutto e le strette di mano ferme e decise. Ci facciamo cullare nell'oblio e nel frattempo aspettiamo che tutto passi. Andrà tutto bene. E poi da ogni balcone spuntavano queste cose, invece questa è proprio l'opera, è diventata un'opera d'arte, capito? Tutte queste schegge, queste anche c'è il rosso, no? Quindi predomina molto il rosso, no? Sono dei tasselli. E beh, il rosso in quel caso è il contrasto. È il contrasto che avete cercato, no? E poi c'è il cilestre. Cioè, qui, insomma, al di là della coloritura del rame, c'è questa accensione del rosso e poi anche del celeste, dell'azzurro, io dico. E il celeste è sempre sì. Il verde rame che è si crea, verde... la reazione. Sì. Il rosso invece è un altro materiale, è lana, cioè, che abbiamo utilizzato. E vedo che ci sono proprio i fili di lana. Sì, sì. E connota, diciamo, la persona, in quel caso la persona colpita dal Covid. Certo, certo. Poi il rosso è anche l'emergenza, il codice rosso, insomma, certo. Tante cose. Certo. Comunque certo, un catalogo notevole, anche questa delle esperienze più massiccia, più starei per dire intelaiata, proprio architettonica proprio, sembra un antico... E poi l'idea del nucleo, della vita, poi il ruolo delle parole anche, e poi i materiali che cambiano. Non c'è soltanto il rame, qui c'è anche la canapa, la corda, sì. Corda su te, la gabbia, l'idea di gabbia,
qui c'è in questo caso una piccola campanella. L'esperienza che noi abbiamo coltivato, ecco, di vita e di sensazioni, eccolo, viaggiando, ah, certo, viaggiando, certo, laddove troviamo un elemento che ci può far partire con un'opera. Come questo bellissimo nucleo, e questa, ecco, adesso quella è una campana, Gianluca, che abbiamo... sta inquadrando qua sotto questa campanella. È una campana che ad esempio abbiamo comprato durante un viaggio in, sì, in Turchia. Turchia, sì, sì, sì. E ha simboleggiato... appunto quello, vedi che bella anche l'uso di materia, una campanella che viene dal mondo turco ed è già parte dell'Occidente, perché l'hai inserita in questo ma è sempre vostro... in rame, e sempre. Il testo è scritto sulla campana, su questo bellissimo quadro. Sì, sì, si intravede, sì, campane cave, eco della voce della vita, campane propiziatorie, certo, sono io. Noi suonerete le nostre trombe e noi suoneremo le nostre campane, cioè è la storia, no? Le campane raccontano, una volta per i contadini, per il contado, la campana era tutto, raccontava fino all'ultima la sperduta che annunciava il rientro. Era un gesto di richiamo. È un gesto di richiamo e organizzava la scansione della giornata. Organizzava proprio la giornata, come dice Patrizia. Mancano 4 minuti, allora io vi aspetto con nuove cose Vincenzo, Patrizia, vi dirò che sono stato molto emozionato dalle cose belle che ci avete portato e che state facendo. Allora, Franco Lando, chiudiamo questa serie di un minuto per ciascuno per chiudere con una poesia, con una riflessione. No, rapidamente, perché sì, io tratto molto la fine del ciclo, certo, anche se nelle mie, anche se sono ottimista, perché fine del ciclo significa che poi ne comincia un altro. Ma sì, quindi penso che ci rimarrà poco da conquistare. Anche finita, allora, l'epidemia, si torna leggo, qualche anno tranquillo, vabbè, avrei voluto... leggerne storia, due, leggo questa che è breve, Notturno, sì, ci apparve, Notturno ci apparve, che è a lieto fine comunque. Male. Notturno ci apparve un cielo che era stato nitido per millenni, zone di ultima luce in lotta con grandi ombre, a un filo di speranza eravamo noi appesi. Raramente la vita aveva minacciato rovina in questo modo, da negare persino il dono dell'arca. Stavolta però venne offerto anche il perdono, l'angelo ebbe i suoi giusti e fu salva la terra. Bello l'angelo. L'angelo. Sodoma e Gomorra. Sì, poi c'è l'angelo nero anche. Ma ci sono... Allora io volevo chiedere a Paolo Emilio Papò una riflessione finale. Sì, adesso non è semplice fare una riflessione finale, perché in effetti il libro è denso di pensieri, eccetera. Però in effetti volevo leggere soltanto un pezzettino. Sì, ti prego. Ecco, il virus esiste, come? Quindi non è che uno neghi qualcosa. No. Lo testimoniano gli oltre 100 operatori sanitari deceduti in Italia. Sì. Eroi oscuri, molto, vere e proprie truppe in prima linea. Molti di questi erano ritornati al lavoro dalla pensione, altri erano volontari. Tutti si sono sottoposti a turni massacranti e hanno rinunciato ai contatti con i familiari. Sì. Come minimo chiediamo l'istituzione di un giorno di festa nazionale a ricordo di questi martiri. Io penso che questo sia doveroso assolutamente, sì, sì, penso che sia condivisibile. Io ho avuto la figlia medico di una mia amica della Liguria, sì, che si è proprio presa la polmonite, poi essendo giovane, sì, ce l'ha fatta, sì, molti però, ci hanno lasciato le penne. Ha rischiato tantissimo. E devo, insomma, anche dire, ma lo dico con affetto, che mi è stato detto, lo sapete anche voi, che all'inizio sono andati senza strumenti, sono andati proprio, sì, al macello, sì, certo, come... Certo. Veramente i fantaccini della prima guerra mondiale, insomma, andavano all'attacco così. Senti, ti prego di leggermi Selene, perché mi dà, sì, anche pensando al lavoro dei Tiro, leggimi Selene e poi chiudiamo. Mi dà anche l'idea di qualche cosa, capito? Chissà, il materiale viene da un altro pianeta, da un'altra stella. Selene, Idi Agostiane. Selene rischiala la notte, mentre gioiose leonidi le sfrecciano accanto. Dardi di luce nel blu della notte. Osservo questo palcoscenico di madre natura, ed il pensiero di te riempie il mio sguardo e accelera il battere del cuore.
Bene, sei emozionato, è sempre bene. Allora, saluto, vabbè, intanto Giuseppe Briante che ha appena letto, andiamo a ritroso, l'ingegnere Papò, Paolo Emilio, che ha fatto un bellissimo lavoro, in cui ancora siamo dentro, stiamo leggendo e immaginando e ringrazio Franco Lando Marano, che stimo, insomma, di cui seguo il lavoro poetico e il lavoro anche, come dire, intellettuale in un certo senso, perché l'intelletto è affascinato da questo primo incontro con i Dirò, con queste parole di rame e parole intorno al rame e dentro al rame, ecco, quest'arte che ha bisogno di ridiscutere tutto, finalità, materiali, che però è squisitamente, infinitamente moderna e quindi anche nuova, insomma. Vi ringrazio molto, grazie. Patrizia e Vincenzo. Grazie, alla prossima.